Siamo a pochi chilometri dalla sede di Officine Mattio. Questa è la casa dove ogni telaio incontra il colore. Venite con me a scoprire un luogo ricco di artigianalità e dove la cura per il dettaglio fa la vera differenza. Il telaio Officine Mattio, prima di essere verniciato, va accuratamente preparato. Per farlo, la prima parte del processo è la carteggiatura del telaio grezzo. David se ne sta occupando. Sono Fabrizio e mi occupo della preparazione dei telai per Officine Mattio. Il secondo step per preparare il telaio è dare il fondo che Mattia sta miscelando. Mattia ha preparato il fondo ed ora posiziona il telaio sulla giostra e procede con la prima applicazione. Servirà per rendere più omogenea la superficie. Per raggiungere il più possibile la perfezione al tatto, la carteggiatura e l'applicazione del fondo verranno ripetute per ben 3 volte. E ora andiamo a vestire con la mascheratura il telaio che sarà così pronto per essere verniciato. Le infinite possibilità di personalizzazione dei telai Officine Mattio richiedono altrettanta accuratezza nel posizionamento delle mascherature. Sono Arghirula e mi occupo della mascheratura sui telai per Officine Mattio. Ecco come Arghirula posiziona con passione e attenzione le mascherature. Dopo aver preparato i colori scelti dal cliente, finalmente il telaio viene posizionato nella cabina per la prima verniciatura. Sono Mattia e mi occupo della verniciatura dei telai per Officine Mattio. Più dettagli e colori il cliente seleziona, più volte il telaio dovrà ripassare alla mascheratura e di nuovo in verniciatura. Infine il telaio viene portato nel forno per l'essiccazione a 80 gradi. Sono Roberto e sono il responsabile della verniciatura dei telai per Officine Mattio. Sono Lisa e mi occupo del controllo qualità e lucidatura dei telai per Officine Mattio. Siamo giunti alla fase finale del processo di verniciatura dei telai Officine Mattio. Ecco Lisa che sta accuratamente controllando la qualità del processo e rimuovendo le maschere che proteggono le parti lucide di un telaio opaco. Dopo 7 ore di cura e attenzione, il telaio è pronto per essere assemblato. Il sogno di un cliente Officine Mattio è diventato realtà.